Parole violente e offensive, sprezzanti, in alcuni casi anche aggressioni e violenze, sono numerosi gli episodi di questo genere subiti in Puglia negli ultimi anni da donne immigrate di tutte le etnie. Lo denuncia in una nota la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Magda Trevoli, che invita le scuole a sensibilizzare i giovani su questo tema. La Commissione Pari Opportunità della Puglia ha chiesto il sostegno della direzione scolastica regionale affinché promuova e sostenga nelle scuole interventi sulla legalità, sui diritti umani, sull'educazione ambientale e interculturale. Cerimonia solenne questa mattina al Sacrario dei Caduti d'Oltremare del rione Japigia. Autorità civili e militari hanno deposto due corone di fiori in memoria della strage di Cefalonia compiuta da reparti dell'esercito tedesco che bombardarono e trucidarono oltre 10.000 militari italiani tra il 20 e il 25 settembre del 1943. Tra le autorità civili presenti il presidente del Consiglio regionale Onofre Introna, l'assessore provinciale Sergio Fanelli e il vice sindaco di Bari Alfonsino Fisicchio. Assistenza qui mutuo per la ricerca del mutuo più conveniente e la garanzia di una sollecita erogazione. Convenzioni stipulate con sei istituti di credito ed un aiuto qualificato per il disbrigo delle pratiche. Sono solo alcuni dei servizi offerti dalla società di intermediazione finanziaria che sono state presentate nei giorni scorsi nel corso di un convegno. Straordinario successo alla Fiera del Levante per il tool di Radio Bari. Scopriamo insieme cosa è accaduto in questo servizio di Maria Alessandra Bellomo. Oltre 3 ore di musica e divertimento ieri alla Fiera del Levante per il tour di Radio Bari. Sul palco montato all'interno del padiglione della Fiera dell'Usato del gruppo Maldarizzi, lo staff della giovane emittente radiofonica barese diretta da Maddalena Mazzitelli e un conduttore di fama nazionale Savino Zaba. Ad aprire lo spettacolo gli Adi Capongo. Un'offerta musicale curata dall'art director Pasquale 33, che in 3 anni ha conquistato la città attraverso anche l'informazione coordinata dal giornalista Enzo Tamborra, che nella serata conclusiva, accompagnato dall'assessore all'urbanistica del comune di Bari, Elio Sannicandro, e dal presidente dell'ottava circoscrizione, Leonardo Tartarino, ha aperto una finestra sulla trasmissione Be and Gang, in onda tutte le mattine su Radio Bari, un format che racconta la città di Bari attraverso le voci dei suoi protagonisti. Spazio anche al calcio con il Terlizzi e il suo presidente Titti D'Alessio e a sorpresa il signor Basta, il simpatico disturbatore del bianco e rosso TB Sport. Basta con la doppia vita di Mirko Caffaro. In prima linea sempre la musica, dalla vecchia tecnologia dei vinili alla nuova era digitale dell'iPad, con la speciale esibizione del direttore Pasquale 33 e del DJ Corrado Lezza. A completare il gruppo Dario Schepisi, l'Enjoy Band, Maria Enrica lo tesoriere, Phil, Davide Saccomanno e gli Uducià, band dai ritmi esotici tribali, che ha coinvolto attivamente il pubblico. Non potevano mancare Fabio Giacobbe, conduttore di Bia Confidential, e la coppia Antonello Loiacono e Giuliano Giuliani, in onda con Bari PR. Si può ben dire che il tour di Radio Bari abbia chiuso la 74esima edizione della Fiera del Levante. E non finisce qui, perché la radio più amata dai baresi è pronta per altre sorprese, anche quando l'estate sarà finita. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 15 e 21 gradi, venti moderati con rinforzi, mari molto mossi. È tutto, vi ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Non perdete le 15.30 il consueto appuntamento con la nostra rubrica Dillo a Schittulli. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.